Arianna, allora, ben ritrovata come ogni giorno puntuale. Come puntuale, Arianna, c'è una regola non scritta in Italia, sì, che ogni governo che si rispetti deve mettere mano alla scuola. Ah, pensavo fatali. Quindi, alla scuola, puntualmente, no, deve mano. Puntualmente ci sono polemiche, insomma, ma nella sostanza per gli studenti cambia di poco, insomma, la sostanza. Anche questo governo, insomma, ha messo mano alla scuola, ha cominciato con la scuola elementare, ci sono state polemiche, gli effetti si devono ancora vedere completamente e 5 giorni fa ha varato definitivamente la riforma dei licei. Quindi siamo arrivati anche ai licei. La riforma, dopo 87 anni dalla cosiddetta riforma Gentile. Allora, vedremo più avanti, vedremo negli prossimi anni, l'anno prossimo, ha cominciato l'anno prossimo, gli effetti di questa riforma, ma intanto oggi vogliamo capire, la scuola è ancora in grado di formare, di tenersi stretti gli studenti? I dati raccontano già qualcosa su questo, di riforma in riforma non si riforma il fatto che i ragazzi si appassionino e restino a scuola. Secondo i dati presenti proprio sul sito del Ministero dell'Istruzione, dati fermi al 2006-2007, la percentuale di 18-24enni con la sola licenza media e non più in formazione è molto alta. Abbiamo un grafico, come vedete, che ci mostra un po' la situazione. Pensate che l'Italia è al terzo posto dopo Portogallo e Spagna, quindi terzo posto per abbandono scolastico in pratica. Un altro bel primato che abbiamo in Europa, insomma, si fa per dire. Allora, perché succede tutto questo? Perché i nostri studenti, i nostri alunni abbandonano la scuola? Quali sono le cause? Ed è quello che cercheremo di capire oggi qui a Formato Famiglia. Sì, studenti e professori si confronteranno e proveremo appunto a capire cosa passa, che cosa succede nella testa ma anche nella vita di un ragazzo che sceglie di non andare più a scuola. E partiamo da qui. Andiamo, è ora di scuola. Ma io non posso lasciare l'esercizio. A scuola! Lasciatemi! Lasciatemi! Non mi chiedi! Il maestro sta cariando qui! Ma lo senti che non si capisce quello che dici? Devi venire a scuola assolutamente. E adesso andiamo a cercare gli altri, dove lavorano. E poi voi a scuola dovreste venirci addirittura con gioia. È perché la scuola nostra è una scuola! Ma schifo! È vecchia, scassata, piena di buchi dentro e muri. Le sue maschi. I maschi sono scostumati. Perché fanno i bisogni nei lavandini e otturano tutti i gabinetti. La direttrice non ci mette pere. Pere? Già, i piedi. Tanto quella se ne fotte. Ah, guagliù, ma che parla da fare? Tanto sanno tutti quanti chi comanda. Dimmi il custode. Sì, adesso, addirittura comanda. E come no, comanda. Chi l'hanno fotente, hanno figli in trocchio, un camurrista. E tutti tremano davanti a lui. La nostra scuola è l'inferno. Essa si chiama il mondo d'arte. Il mondo? Il povero De Amicis? Sì. Un grande pedagogo, uno scrittore, è quello che ha scritto il cuore. Andiamo a scuola, va? Andiamo a studiare. Andiamo a scuola, va? Un maestro che non si arrende, che non molla i suoi studenti, che se li va a riprendere uno per uno e se li porta, se li continua a tenere a scuola. E a Napoli ci sono alcuni quartieri che il nostro primo ospite, quello che stiamo per incontrare, ha definito quartieri bocciati dalla scuola, quartieri dove l'abbandono scolastico è più di un rischio. Però c'è qualcuno che ce la fa, qualcuno che riesce a spezzare l'incantesimo, questa sorta di incantesimo, e riesce a regalarsi una grande, grandissima opportunità. Ne parliamo con chi questa esperienza l'ha vissuta direttamente. Ben arrivato a Ciro Naturale. Benvenuto Ciro. Grazie per essere qui con noi oggi a raccontare una storia straordinaria, una storia che nasce a Barra è un quartiere di Napoli, uno di quei quartieri che appunto tu hai definito, posso darti del tu perché sei giovanissimo, senz'altro, anzi. Uno dei quartieri bocciati dalla scuola. Che significa che un quartiere è bocciato dalla scuola? Significa che la scuola non riesce a contenere quelli che sono i vissuti dei nostri ragazzi, soprattutto quando provengono da certi posti, da certi palazzi, perché sai bene che a Napoli ci sono palazzi un po' particolari, no? E che i ragazzi che portano a scuola anche tutto questo, insomma, che dovrebbe avere uno spazio, secondo me. Ma tutto questo, uno spazio a scuola, non ce l'ha, e per cui i ragazzi vengono sistematicamente bocciati in prima media. E quella è la bocciatura peggiore, perché significa cacciarli fuori per sempre.
Ma mandarli a casa significa rischiare che loro a casa o in strada ci restino per sempre. Non tornano più a scuola. Se non li vai a prendere, noi abbiamo fatto per 15 anni quello che ha fatto il maestro che li tirava per mano. Noi l'abbiamo fatto per 15 anni. Li andavate a riprendere uno per uno, ve li andavate a prendere? Siamo poi stati vissuti come i rompiscatole, perché li riportavamo a scuola, insomma, questo è il fatto. Però ci arriviamo piano piano, sì, Ciro, sì. A questo tuo percorso che diventa appunto andare a raccattarsi le persone che a scuola non ci vanno più. Perché tu a scuola ci sei andato e la scuola ha tentato di eliminarti, di bocciarti, però non ce l'ha mai fatta la per scuola per 10 con anni te. Di continuo. Io praticamente, sono stato per la mia prima infanzia, l'età dei bambini che vedevate, sono stato in un istituto di suore, dove effettivamente c'era la suora un po' più manesca, ma c'era anche la suora bellissima, i bravi maestri, quelli che servono alla scuola. La suora Aurora, che aveva degli occhi celesti, un viso bellissimo, mi teneva per mano, mi rendeva un angelo. Io con lei ero tranquillissimo. Io ho fatto 5 anni con le suore, insomma, turbolento, avevo la mia banda, insomma, ero un camorrista piccolissimo, insomma, che gestivo molto bene la mia banda. La tua banda, quindi ma ero il leader della banda. Ero il più pauroso, te lo confesso, perché i leader sono i più paurosi, questi leader così. Poi dalle elementari, insomma, sono passato alle medie, per cui sono stato sospeso sistematicamente 8-9 volte l'anno. Se tu becchi quei registri di classe della mia scuola, trovi che 5 ore ci sono 8 rapporti intestati a Ciro Naturale e in un anno 8 sospensioni intestate a Ciro Naturale. Che facevi? Perché ti sospendevano? Mi sospendevano perché litigavo con i ragazzi, mi ribellavo agli insegnanti, sputavo, lanciavo sedie, parlavo con il corpo. Parlavo solo con il corpo. Parlavo con il corpo. E ogni volta che venivo sospeso, tornavo a scuola con l'insegnante che mi aveva sospeso e studiavo più di tutti quanti gli altri. Per cui rimaneva spiazzato, perché comunque ero intelligente, insomma, solo che avevo un dolore talmente forte, essendo figlio unico di ragazza madre nel palazzo più criminale del quartiere, immagina tu che cosa potevo portare a scuola. Quelle sospensioni perché erano sbagliate? Perché tu dici sputavo, lanciavo sedie, dicevo parolacce, usavo solo il linguaggio del corpo. Perché quelle la sospensione è lo strumento che si usa in questi casi? Un'immagine molto semplice, era una risposta appuntita, espulsiva, che non solo ti pungeva ma ti cacciava anche via, capito? Non era una risposta accogliente. L'unica risposta accogliente purtroppo l'ho avuta con i maestri di strada, con un insegnante che poi è stato il mio punto di riferimento. Nel quinto anno delle superiori, quando ancora portavo per altri 5 anni tutta questa mia guerra interiore a scuola, litigavo con gli insegnanti, con i ragazzi, menavo, mi drogavo. Insomma, io a scuola ho portato tutto quello che esiste nel mio quartiere. Al quinto anno delle superiori litigo con un assistente di tecnologia, insegnanti che si stanno riunendo per stabilire e decidere la mia fuoriuscita da tutte le scuole italiane, arriva una magra, silenziosa, calma, mi vede in mezzo alle scale che quasi piangevo in attesa di questa sentenza. Tu sai perché l'hai fatto? Sì, per paura, perché mi stava aggredendo. Cominciavamo a parlare e lei disse: ma ce l'avete un registratore? Ascoltiamo un attimo sto ragazzo che cosa ha da dire. L'abbiamo mai ascoltato, ce l'avete un registratore? E lì io ho trovato ascolto, è lì che io, da lì io mi sono laureato senza più litigare con nessuno. Cioè dall'incontro con questa persona, capito? Tutto questo per 10 anni, io sono stato 15 anni nella scuola, nessuno sapeva che io a 13 anni maneggiavo i Kalashnikov, confezionavo la cocaina, frequentavo killer, calpestavo il sangue dei morti ammazzati, nessuno sapeva tutto questo, nessuno lo percepiva dalla mia violenza, dal mio stare male. Nessuno voleva saperlo forse? Facevano un peggior cieco di quello che non vuole vedere, sì. Da quel perché l'hai fatto, si è aperto tutto un mondo che è un mondo di, guarda, di riscatto, un mondo di fiducia, di stima, di autostima. Ma guarda che ce l'avete un registratore, ma li ascoltiamo questi ragazzi? Ma perché c'è la prima sospensione con l'obbligo di frequenza è stata in quella circostanza che mi stavano cacciando fuori da tutte le scuole d'Italia, quella insegnante mi ha fatto fare la sospensione con l'obbligo di frequenza. Prima di lei ce n'era una alle medie, si chiamava Roberta, di matematica, andava dalla presa di... Ma lei lo sospende per 5 giorni e pretende che poi viene qui a scuola meglio di com'era. Ma sa per 5 giorni questo dove sta?